Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, oggetto del video, l'analisi di Darwin Núñez, attaccante classe 99 uruguaiano attualmente in forza al Benfica. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo di lasciare gentilmente un like per il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei nostri profili social e vi ricordiamo del sito internet www.acmilaninside.com. Come ormai ben sapete, video, foto, articoli, news, editoriali, tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Allora, ragazzi, Darwin Núñez, attaccante classe 99 uruguaiano, attualmente in prestito al Benfica, che è rientrato nel mirino del magico trio delle M, Maldini, Massara, Moncada, soprattutto dopo l'ottima prestazione fornita contro il Barcellona nell'ultima giornata di Champions, dove ha siglato una doppietta. Giocatore che era già in passato, che è già stato in passato visionato dalla dirigenza milanista, e del quale bisogna parlare e per farlo conoscere meglio e perché potrebbe essere un reale obiettivo per la prossima campagna di mercato, più quella estiva della stagione 21-22 che quella invernale, quando ormai Ibra avrà un anno in più, dopo che avrà deciso di che cosa fare visto che il suo contratto è in scadenza, ma un Ibra che, come stiamo vedendo, più passano gli anni, meno partite gioca. Non è cattiveria, ma è un dato di fatto. E quindi il Milan si deve tutelare, e considerata l'età avanzata anche del vice Ibra, che è Giroud, bisogna cominciare a valutare pesantemente chi sarà l'attaccante del futuro. Ed ecco quindi che Darwin Núñez, giusto appunto per ciò che ha fatto vedere contro il Barça, è nel mirino. Darwin Núñez, uruguaiano, nazionalità uruguaiana, nasce nella piccola squadra della Luz. Nella piccola squadra della Luz, il suo primo grande club dove gioca è il Peñarol, squadra uruguaiana, dove nell'arco di tempo di 2 stagioni colleziona, dati alla mano, certificati. Nel Peñarol lui colleziona 22 presenze ufficiali e 4 gol, alla tenera età di circa 18 anni. Nella stagione 18-19 passa in Spagna all'Almeria, nell'equivalente della Serie B, dove colleziona 30 presenze ufficiali e 16 gol. Questa buona stagione mette Núñez sotto la lente di ingrandimento di tanti club che si interessarono all'attaccante uruguaiano, e alla fine la spuntò il Benfica, che se lo accaparrò per una cifra intorno ai 6 milioni, e con il quale nelle ultime 2 stagioni
L'anno scorso ha collezionato 44 presenze ufficiali e 14 gol. Quest'anno ha iniziato molto bene, 2 gol in 2 presenze in Champions e 4 in 6 nel campionato portoghese. Il valore certificato da Transfermarkt è di circa 20 milioni. La richiesta, d'altra parte, che ne fa il Benfica è di circa 50 milioni. Ora, il periodo di austerità degli ultimi 2 anni all'incirca ci deve aver ormai imparato che non bisogna fare voli pindarici e pensare che Milan da un giorno all'altro possa spendere i soldi richiesti dal Benfica. Ma alla luce di tale periodo, anche il Benfica sa che ormai chiedere una cifra tale per un calciatore in piena rampa di lancio è difficile che venga accettata. Quindi potrebbe abbassare leggermente le pretese e permettere al Milan, così come ad altre squadre, perché ci sono altre squadre interessate, tra cui la seconda squadra di Milano, interessate a Núñez, e permettere una trattativa. Il calciatore merita, è un attaccante ormai di quelli moderni, è alto circa 1,87 per 80 kg. È un attaccante moderno che si disimpegna soprattutto al centro dell'attacco. Lui all'Almeria giocava in un attacco a due e faceva la parte dell'attaccante un po' più mobile, affiancando uno di stazza più possente, mentre nel Benfica Jorge Jesus lo ha impiegato punta centrale in un 4-3-3. La buona tecnica di base consente di non essere un classico puntero d'area di rigore, ma gli permette di fornire anche assist, oltre al fiuto del gol molto sviluppato. Ed è un giocatore a cui piace svariare, e infatti potrebbe essere anche disimpegnato un po' sugli esterni, detto che comunque sia. La sua posizione preferita e dove ha giocato maggiormente è la posizione centrale. Il ragazzo, come abbiamo detto in precedenza, merita. D'altronde, una doppietta a Barcellona non tutti possono vantarsi di averla fatta, insomma. Certo è che, essendo un classe 99, essendo un classe 99, quindi per la giovane età, rientra pienamente nei parametri di Elliott e della dirigenza in generale. Detto comunque che il Milan l'anno prossimo verterà il budget maggiormente sulla punta. Ecco perché bisogna stare attenti a quelle che saranno le mosse dell'attaccante, perché sarà il primo pensiero del prossimo mercato. Certo è che non è l'unico profilo al vaglio, parleremo nei prossimi video di altri profili, quindi vi invito a rimanere collegati. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e vi do appuntamento sempre su Milan Inside, su tutti i social, su YouTube, sul sito internet, per rimanere costantemente aggiornati. Ciao ragazzi, ricordatevi like, iscrizione e di seguirci dappertutto. Vi ringrazio ragazzi, alla prossima. Sempre Forza Milan.